Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati per il nostro primo appuntamento, insomma, prima riunione che abbiamo in questo bellissimo sito delle Cronache dal Silenzio. Io sono Catalina Curciano, sono primo ricercatore ai Laboratori Nazionali di Frascati, dove ho un mio gruppo di ricerca con il quale svolgiamo esperimenti sia di fisica nucleare ai Laboratori di Frascati, di quali vi parlerò magari in un prossimo incontro, che esperimenti ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. E vorrei iniziare col ringraziare tantissimo i miei co-organizzatori, se li posso chiamare tale, in particolare Annalisa, Alessandro e Pino, che sono gli amministratori della pagina sulla quale vi sto parlando adesso in diretta. E come avete visto il titolo dell'incontro di questa sera, cosa ha scoperto l'esperimento Xenon 1T, poi vediamo cosa vuol dire una tonnellata, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, quindi sottoterra, sotto la montagna. E vorrei dirvi che in qualche modo non poteva essere un inizio mi migliore, perché il titolo del gruppo è Cronache dal Silenzio. Quale silenzio più silenzio di sotto la montagna, dove si svolgono degli esperimenti nel cosiddetto silenzio cosmico? Silenzio cosmico vuol dire che non ci sono in teoria segnali se non quelli che dovrebbero essere dovuti a particelle o materia esotica, molto esotica. Quindi cronache dal silenzio in questa situazione particolare, il silenzio è quello cosmico da un laboratorio considerato sotterraneo. Dunque vi parlerò probabilmente se chi di voi ha la curiosità per l'astronomia avrà già sentito di questa, chiamiamola scoperta, insomma, qualche attività anomala scoperta dall'esperimento Xenon, una tonnellata Xenon 1T, che ha recentemente, più precisamente il 17 giugno, è uscito fuori con questo eccesso di eventi che hanno trovato nel loro esperimento. E proverò stasera nella mezz'ora di incontro che avrò insieme a voi a raccontarvi cosa ha scoperto, quanto questo è rilevante e cosa può seguire nel prossimo futuro. Comunque, se qualcuno di voi ha avuto la curiosità di sfogliare, fra virgolette, un po' le pagine web, avrà trovato migliaia di citazioni, quindi di articoli, tutti i giornali ne parlano, alcuni ne parlano in toni abbastanza surreali, come per esempio un articolo che parlava addirittura di scoperta di segnali di universi paralleli, di altri mondi, eccetera, eccetera. Io stasera non che vorrei demoralizzare nessuno, ma proverò a raccontarvi in cosa consiste questa scoperta, qual è la sua importanza, perché è un risultato assolutamente importante, e quindi a cosa potrebbe essere dovuto questo eccesso di attività nel silenzio cosmico. Quindi è come se una voce, benché una voce per ora molto debole, si fa sentire in questo silenzio cosmico. Prima di tutto vorrei raccontarvi che tipo di esperimenti vengono svolti in questo bellissimo laboratorio del Gran Sasso, quindi sotto la montagna, nella galleria che unisce l'Aquila al Teramo. Chi di voi magari è passato, non so se ci avete fatto caso, ma c'è a un certo punto l'entrata in questo bellissimo laboratorio che ormai è in funzione da quasi 50 anni, dove si svolgono esperimenti che hanno bisogno di questa situazione di appunto chiamata silenzio cosmico, dove non ci sono particelle in particolare dovute ai raggi cosmici. Quindi se io dovessi andare a fare un esperimento adesso ai laboratori di Frascati, mi troverei con dei segnali che sono dovuti soprattutto ai muoni che sono generati nell'atmosfera dai raggi cosmici che consistono soprattutto di protoni. E quindi questi in qualche modo mi disturbano se io do la caccia a eventi che sono molto 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 rari o anche potenzialmente inesistenti.
Quali potrebbero essere questi eventi molto rari? In primis sono gli eventi dovuti ai neutrini, quindi gran parte degli esperimenti del Gran Sasso studiano questa fantomatica particella che si chiama neutrino, che la conosciamo, quindi sappiamo che esiste, non è una particella almeno in primis esotica, ma ha delle proprietà tuttora ignote, una delle quali la massa. Altre particelle alle quali si dà la caccia negli esperimenti che svolgiamo ai laboratori del Gran Sasso sono ipotetiche particelle di materia oscura, che sarebbe appunto questa materia che riempie l'universo ben più presente, della materia normale, quindi addirittura 5-6 volte più della materia normale. E quando dico materia normale intendo tutto quello che io conosco, dalle stelle alle galassie, alla polvere interstellare, persino i buchi neri. Quindi tutto quello che io conosco, che riesco a vedere con i miei telescopi, costituisce una piccola percentuale. Il resto di materia sarebbe materia oscura. Stasera non voglio parlare dell'energia oscura, lasciamola per un'altra volta. Si ritiene dunque che la materia oscura, è composta di particelle. Particelle che appunto non riusciamo ancora a capire che tipo di particelle sono, quindi non riusciamo a sapere quanto pesano, che proprietà hanno, e proprio per questo si svolgono degli esperimenti attualmente in vari laboratori del mondo, varie tipologie di esperimenti. Quella del Gran Sasso è una tipologia che vorrebbe misurare dei segnali indotti dalle particelle di materia oscura che attraversano la montagna, arrivano ai nostri grandi apparati che sono installati lì, come appunto l'esperimento Xenon, e rilasciano, speriamo, qualche segnale. Ovviamente è un segnale molto molto raro, perché se la materia oscura interagisse con noi in maniera prepotente l'avremmo già vista e caratterizzata. La seconda tipologia di esperimenti si svolge presso gli acceleratori e lì si va, insomma, si spera di creare queste particelle in laboratorio, ma di nuovo questo lo lasciamo per una prossima volta. Quindi concentriamoci adesso su questi esperimenti che in maniere diverse, che mettono a dura prova l'inventività, la creatività dei fisici, nonché degli ingegneri che stanno appresso ai fisici e stanno provando praticamente a mettere in atto quello che è un sogno all'inizio, alla fine diventa appunto il sogno e si trasforma in realtà. È appunto l'esperimento Xenon, è uno di questi sogni diventati realtà in quanto è l'esperimento più sensibile al mondo. Cosa vuol dire più sensibile? Vuol dire che ha la capacità di vedere delle particelle laddove ci sono di materia oscura con certe proprietà, in particolare con la massa di una certa, in un certo intervallo di masse, che riescano ad interagire con la materia di cui è fatto questo grande esperimento. Il nome stesso dice che l'esperimento contiene tanto xenon. Xenon è un gas pesante. È un gas che però nell'ambito dell'esperimento è liquefatto, quindi è liquefatto perché così ha una densità più alta, quindi anche una probabilità per le particelle di materia oscura più alta per unità di percorso di interagire all'interno di questo rivelatore. Ovviamente non c'è solo lo xenon liquido, l'apparato ne contiene 3 tonnellate, di cui circa una è il volume sensibile, quindi quello dove loro guardano con i loro occhi, che sono dei rivelatori di luce, rivelatori che sono dei fotomoltiplicatori, e quindi all'interno si trova un rivelatore che si chiama Time Projection Chamber, che ha un campo elettrico che riesce a trasformare eventualmente i deboli segnali che una particella di qualunque tipo, inclusa la materia oscura, rilascerebbe all'interno del volume di xenon, e quello che dovrebbe fare sarebbe una scintillazione. Anzi, una coppia di scintillazioni, una dovuto all'eccitazione dello xenon, quindi segnali di luce rilasciati all'interno dello xenon, l'altra invece nel campo elettrico all'interno del rivelatore degli elettroni,
che si indirizzano verso appunto in questo campo elettrico, generando un segnale elettrico. Quindi alla fine quello che viene misurato è un segnale di luce dovuto alle particelle che attraversano il rivelatore. Quali particelle? Ecco, allora, da una parte potrebbero esserci delle particelle normali, quindi particelle che nulla hanno a che vedere con materia esotica. Quindi particelle che sono indotte dalla radioattività, quindi radioattività ambientale o persino radioattività all'interno del rivelatore stesso. Per quanto uno prova a eliminarla completamente, non si riesce mai a ucciderla del tutto. Quindi rimane sempre un piccolo residuo di elementi radioattivi, che appunto, come dice anche il nome, emettono radiazione che a sua volta fa scattare appunto la scintillazione, quindi genera dei segnali all'interno del rivelatore. Quindi questa è una radiazione che in teoria noi dovremmo conoscere molto bene, quindi è una radiazione che si chiama radiazione di fondo, quindi eventi di fondo, eventi attesi e almeno in linea di massima calcolabili. Quindi questa tipologia di eventi in teoria si dovrebbe sapere quanti alla fine della presa dati, quindi della durata di presa dati, quanti sono questi eventi perfettamente spiegabili e riconducibili a fisica ben nota e non sono quelli che ai fisici interessano, né ai miei colleghi che appartengono alla collaborazione Xenon. Dunque, ciò facendo, fatta questa premessa, vediamo un po' cosa è successo. Quindi la collaborazione Xenon ha fatto un periodo di presa dati, quindi hanno fatto delle misure durate dal 2017 al 2018 per su per giù un anno di presa dati e che hanno poi filtrato, analizzato, calibrato, quindi hanno guardato con una particolare attenzione e quello che loro sono venuti davanti alla comunità scientifica il 17 giugno a dire a tutti i loro colleghi è il fatto che sono i risultati di questa misura. I risultati sono abbastanza interessanti. Nel senso che fatte le dovute analisi, come vi raccontavo prima, calibrazioni e simulazioni di eventi attesi, quindi quelli che sono spiegabili dalla fisica nota, appunto radioattività di elementi noti all'interno, per esempio, dell'apparato, in particolare loro hanno simulato con particolare cura circa 10 canali di queste tipologie di eventi, si aspettavano in un certo intervallo di energie, fra 1 e 10 kilo elettron volt, si aspettavano di trovare 232 eventi. Invece, cosa è successo? Che ne hanno trovati di più. Hanno trovato 53 eventi in più. Quindi non i 232 attesi, bensì 285. Quindi 53 eventi in più. E adesso sulla spiegazione di questi 53 eventi in più si è scatenato di tutto di più. Perché i colleghi di Xenon sono i primi ad aver fatto un'analisi, anzi hanno adesso preparato un articolo in cui stanno analizzando la possibile spiegazione di appartenenza di questi 53 eventi in più, e questa spiegazione va appunto da fluttuazioni statistiche, per quanto non probabilissimo, a eventi collegati a tipologie di fondo di quale loro non hanno tenuto conto, a eventi ben più esotici. E inizio a parlarvi appunto della tipologia di eventi che nulla hanno a che vedere con eventi esotici, meno che mai con materia oscura, bensì sarebbero una spiegazione, fra virgolette, banale, ma banale come fisica, non banale come capacità di
insomma, di trovare questi eventi, di trovarne la spiegazione, proprio perché sono davvero 50 eventi per un anno di presa dati, sono davvero pochissimi che dimostrano appunto che loro hanno fatto nel loro esperimento un ottimo lavoro. Avere praticamente meno di un evento al giorno è davvero una cosa fantastica, anzi un evento a settimana in più rispetto a quelli che riescono a giustificare. Questo per dare la misura del lavoro incredibile che hanno fatto per avere un esperimento pulitissimo e molto sensibile. Tuttavia, ripeto, questi 53 eventi potrebbero, perché quando uno dice mi aspetto 230 eventi, nella realtà dei fatti, siccome ci possono essere delle variazioni statistiche, la variazione è intorno a 15 eventi, quindi per chi ne sa un po' di più, questo è il sigma, un sigma dell'esperimento, sarebbero 15 eventi. Quindi vuol dire che se io trovassi un numero 240-245 non sarebbe così sorprendente, ci sta pure dalla fluttuazione statistica. Ora, per quanto non molto probabile, anche 50 eventi potrebbero essere una fluttuazione statistica, alquanto improbabile, ma non è ancora da scartare che potrebbero essere dovuti ad una fluttuazione statistica, perché appunto sono riconducibili a circa 3 sigma. E quindi rimane, questa è una delle spiegazioni improbabile, ma non da eliminare. L'altra invece che ha a che vedere con la fisica è che potrebbero questi eventi essere dovuti a componenti, a una piccola, piccola, veramente piccola concentrazione di trizio. Allora, il trizio sarebbe, anzi, è un isotopo dell'idrogeno, ma è addirittura più pesante dell'idrogeno pesante, in quanto conterebbe nel suo nucleo due neutroni e un protone, quindi tre nucleoni. Il trizio è un elemento radioattivo con un tempo di vita di circa 12 anni. Ebbene, il decadimento del trizio, che emette un elettrone, quindi radiazione beta, sarebbe perfettamente, darebbe un segnale perfettamente in linea con quanto misurato come eccesso di eventi dall'esperimento Xenon. Però appunto non si aspettava di avere segnali del trizio. Tuttavia, i stessi colleghi della collaborazione Xenon hanno indagato e potrebbero esserci delle contaminazioni dei residui del trizio che verrebbero, che sarebbe stato catturato, o anzi prodotto praticamente lì in sito, da interazioni dei residui dei raggi cosmici quando è stato costruito l'apparato e rilasciati adesso. E basterebbe una quantità davvero, davvero piccola. Pensate, un atomo di un nucleo di trizio per ogni milione di miliardi di nuclei di xenon. Quindi davvero un contributo, una percentuale incredibilmente bassa, quindi non è che c'è un litro in una tonnellata, un litro potrebbe essere trizio, no, è un miliardesimo del miliardesimo del milionesimo. E questo rimane come problema aperto, anche perché adesso l'esperimento è stato smontato proprio per far posto al nuovo esperimento più grande, più sensibile, di quale vi parlerò alla fine. E quindi non c'è la possibilità di indagare. Quindi questa rimane come spiegazione, anzi oserei dire una spiegazione da non scartare. Invece le spiegazioni più esotiche che potrebbero appunto spiegare questo eccesso di eventi di quale si è parlato sono riconducibili comunque a segnali dovuti a o proprietà esotiche di particelle che conosciamo, tipo il neutrino, oppure addirittura segnali dovute a ipotetiche particelle lassione, che è stata proposta dal punto di vista teorico, però è stata mai vista. Tengo a dire, per non scordarmelo, che anche in questo caso non si parla di materia oscura. Quindi, anche se la spiegazione fosse riconducibile a queste due possibili, a questi due possibili candidati, non si tratta tuttavia di particelle di materia oscura.
E vediamo un po' brevemente a parlare di quali sono queste proprietà o particelle esotiche. Inizio da quella più ricercata, quella più esotica in assoluto, l'assione. Allora, l'assione è stato proposto negli anni 70 dal punto di vista teorico per spiegare alcune, chiamiamole, strane simmetrie della forza di interazione forte, quindi della forza nucleare. Ci sono delle proprietà di questa forza nucleare, appunto quella che tiene insieme il nucleo di un atomo, che sembrano alquanto bizzarre, anzi una simmetria più alta di quella attesa. E per spiegare tale simmetria è stato proposto un processo che richiede l'esistenza di una particella che è stata chiamata assione, una particella molto bizzarra, perché è neutra, quindi non ha carica elettrica, ha una massa ignota, però dovrebbe essere una massa molto piccola, molto ma molto più piccola rispetto a quella dell'elettrone, per esempio, che ha una massa a sua volta piccolissima. Quindi una massa ignota, non ha carica elettrica, quindi molto difficile da misurare. Tuttavia ci sono certi modelli, quindi non è un unico modello, ci sono vari modelli, infatti i colleghi dell'esperimento Xenon hanno preso in calcolo almeno tre di questi modelli per vedere quale potrebbe spiegare meglio l'assione eventualmente trovato, e anzi l'assione che loro propongono sarebbe prodotto nei processi che avvengono all'interno del Sole, quindi assioni solari proposti in processi, quindi generati all'interno del Sole, che si propagano dal Sole e spiegherebbero il segnale, l'eccesso di eventi visto dalla collaborazione Xenon. E questa spiegazione ovviamente è stata presentata 5 giorni fa, quindi gli altri colleghi non hanno ancora avuto modo di fare il cosiddetto peer review, quindi vedere se questa spiegazione è o non è in contraddizione con magari qualche altro risultato trovato da qualche altro esperimento, però proprio oggi leggevo un articolo in cui si metteva in dubbio questa spiegazione, in quanto si diceva che se così fosse, altre stelle che anche loro emetterebbero queste assioni si raffredderebbero magari troppo in fretta. Quindi c'è ancora attualmente un'indagine per capire se questa spiegazione sta in piedi, se la metti insieme con tutto quello che tu sai della fisica stellare, quindi incluso il processo della vita, del raffreddamento delle stelle, eccetera, eccetera. Però comunque questa è una delle possibili spiegazioni e sarebbe, se così fosse, sarebbe una scoperta davvero epocale, in quanto l'assione aprirebbe nuovi orizzonti, incluso quelli per la materia oscura, perché un fratello dell'assione, una particella di un'altra tipologia, potrebbe essere riconducibile, se non a tutta la materia oscura, comunque a parte della materia oscura. E questo è uno. L'altra invece, l'altra spiegazione, possibile spiegazione, è riconducibile al neutrino. Non al neutrino di per sé, perché loro il neutrino lo conosciamo, ma ad una proprietà anomala del neutrino, un momento magnetico. Quindi una proprietà del neutrino mai vista prima, un momento magnetico che farebbe sì che questo rilascerebbe quel eccesso di eventi. Anche questa è stata, nell'articolo che leggevo poc'anzi, è stata un po', non dico messa in dubbio, però a sua volta, i neutrini vengono prodotti in maniera massiccia nelle stelle. E leggevo che, neutrini con proprietà, con momenti anomali di questa tipologia, forse metterebbero in crisi il modo in cui le nane bianche si stanno raffreddando. Comunque, è troppo presto per tirare qualunque tipo di conclusione, ovviamente sono passati pochi giorni e quindi non c'è stato tempo per fare tutta l'analisi del caso, nemmeno da parte mia, quindi in quello che vi dico stasera. Rimane il fatto che questo 3 sigma, quindi questi 50 eventi prodotti nel silenzio
cosmico dei laboratori del Gran Sasso hanno suscitato, suscitano tanto interesse e per quel che riguarda il futuro, oltre ad un peer review, quindi oltre ad un'analisi accurata dei vari scenari e delle tipologie, non solo da parte dei colleghi della collaborazione Xenon, ma e soprattutto da parte di tutta la comunità scientifica, quello che nel frattempo i colleghi della collaborazione Xenon stanno facendo, indipendentemente da questo risultato, perché era il loro programma scientifico, stanno mettendo su un upgrade, quindi un esperimento ancora migliorato con una quantità di Xenon 3 volte più di quella con cui hanno preso questi dati e con dei fondi, quindi una sensibilità ancora più grande. E quando questo esperimento inizierà, si spera a breve, quindi l'anno prossimo, verso la fine di quest'anno, l'inizio dell'anno prossimo, già in pochi mesi si saprà se questo eccesso di eventi verrà confermato oppure no. Per parlare di una scoperta piuttosto che non di indicazioni, d'abitudine i fisici aspettano un eccesso non di 3 sigma, bensì di 5 sigma, che vuol dire, tradotto in parole, che al posto dei 50 eventi, nelle condizioni di oggi, l'eccesso doveva essere di un'ottantina. Quindi quando si parla di un 5 sigma si inizia, laddove ovviamente nel frattempo non trovi che il trizio, magari, quindi una fisica ben nota, delle reazioni ben note, non spiegassero questo tipo di eccesso. Quindi viviamo un periodo molto interessante, molto pieno di attività, sia dal punto di vista sperimentale che dal punto di vista teorico. E se adesso, poc'anzi, ho cercato Xenon una tonnellata su Google, ho trovato 200.000 click, quindi entrate, probabilmente nei prossimi giorni questo numero di entrate esploderà, anche perché ci saranno ulteriori e tanti ulteriori tentativi per spiegare questo eccesso e anzi assisteremo ad un fiorire di modelli, teorie che rimarranno tale finché non avremo ulteriori risultati sperimentali, perché ovviamente ogni grande claim, quindi ogni grande pretesa di questo tipo ha anche bisogno di conferme davvero, davvero ferme. E questo è più o meno quello che volevo raccontarvi in questo primo incontro di scienza nell'ambito di questa bellissima comunità. Ringrazio di nuovo Annalisa, Alessandro e Pino per avermi aiutata a mettere su, non solo aiutata dal punto di vista tecnico, ma anche spinta. Abbiamo avuto una bella, insomma, comunicazione, preparazione di questo evento e aspetto eventualmente che mi mandiate delle domande in chat, metto anche gli occhiali così magari vedo meglio e nel frattempo aspetto anche casomai che mi consigliate o anzi le vostre richieste per il prossimo incontro. Stavamo parlando con Annalisa e appunto con Alessandro e Pino che in teoria vorremmo fare di questo incontro un incontro stabile. Per ora lo facciamo lunedì, dunque il prossimo lunedì prossimo. E se avete delle richieste particolari che io potrei, magari di cui potrei parlarvi il prossimo lunedì, sarei più che felice di soddisfare le vostre curiosità. Altrimenti guarderò un po' cosa viene fuori nel frattempo, perché la mia idea è di abbinare magari un argomento, fra virgolette, classico della scienza, i buchi neri piuttosto che non materie ed energie oscure, a qualcosa che magari è uscito come novità scientifica nella settimana trascorsa fra appunto due incontri. E io vi ringrazio a tutti quanti, avete avuto la pazienza e il desiderio di essere qua con me stasera, questo pomeriggio. E la prossima volta, prima o poi vi parlerò anche dei miei esperimenti, non vi ho detto, ma l'esperimento che guido io a Gran Sasso ha a che vedere con la meccanica quantistica e col gatto di Schrödinger e con tutti
le belle teorie e paradossi della meccanica quantistica e sicuramente una volta mi prometto di parlarvi di quello. Dunque, non vedo domande, vedo, anzi, vi ringrazio io per essere stati con me questo pomeriggio. Vi auguro una buona serata. Vedo anche, grazie a voi, vedo anche una serie di, già di proposte, di curiosità, evoluzione stellare. Perfetto. E quindi non mi rimane allora che ringraziarvi, vi mando un grosso bacio a tutti quanti e vi do appuntamento a lunedì prossimo nell'ambito di questi incontri che magari diventeranno qualcosa di consuetudine. Grazie mille, buona serata e ci vediamo fra una settimana alla stessa ora.